Un brutto scivolone, ma non è un segnale politico. Ora serve la responsabilità di tutti. Commenta così Giorgia Meloni da Londra quanto accaduto oggi in aula sullo scostamento di bilancio. In una conversazione informale con i cronisti si dice certa che il DEF sarà approvato in Parlamento. La sua visita pianificata dal governo inglese per giorni era iniziata diversamente. Dopo le 15 il primo ministro inglese riceve Giorgia Meloni in una Londra piovosa e intenta ai preparativi per l'incoronazione di Re Carlo. È un nuovo inizio, dice, mentre lo raggiunge al numero 10 di Downing Street. Sono molto felice di essere qui. Grazie Giorgia, benvenuto a Londra, il caloroso saluto del collega britannico. E un nuovo inizio sembra davvero andare in scena. Per il Presidente del Consiglio italiano appuntamenti esclusivi come la visita ai mosaici della Basilica di Westminster, blindatissimi fino al giorno dell'incoronazione. Lei invece che dedica 2 giorni alla visita, la prima volta che accade in un incontro europeo tra i due conservatori, la sintonia apparsa in precedenza, oggi sembra dunque confermata. And then migration. Parla subito di immigrazione il Presidente del Consiglio italiano. La lotta ai trafficanti e all'immigrazione clandestina è qualcosa che i due governi stanno facendo molto bene. Siamo d'accordo su grandi temi come la difesa e l'Ucraina, continua Meloni. Italia e Gran Bretagna hanno gli stessi valori, invece, le parole di Sunak. I due paesi sono allineati e collaborano sulle stesse sfide. Grazie per le politiche economiche italiane che danno stabilità, afferma ancora. Alla fine la firma del memorandum è storia. Rafforzare il dialogo e la cooperazione strategica attraverso iniziative congiunte in ambiti prioritari come sicurezza, difesa, migrazione, energia, clima e innovazione.